Buonasera, Super Quark questa sera presenta un numero speciale. Cominceremo con un breve documentario naturalistico e l'intera serata sarà dedicata, come annunciato, all'antico Egitto. Sappiamo tutti quello che è successo nel frattempo a Luxor, se ne è molto parlato con immagini, commenti e interviste. La nostra troupe del resto aveva lasciato quei luoghi proprio poche ore prima. Dedichiamo quindi il programma di stasera a quelle vittime che desideravano in fondo fare quello che noi faremo tra poco, cioè esplorare i monumenti, i templi, le testimonianze di questa straordinaria civiltà del passato. E tra questi templi è quindi che Super Quark andrà stasera alla scoperta non solo però della civiltà dei faraoni, ma anche della vita quotidiana nell'antico Egitto. Ecco cosa vedremo tra l'altro. Vedremo quali erano gli stratagemmi, per esempio, per trasportare i grandi massi o gli obelischi, quali erano le reali conoscenze nella scienza e nella medicina. Vedremo la vita anche dei sudditi più umili, come i contadini nelle paludi malsane del Nilo. E poi la condizione femminile, gli amori e i problemi quotidiani rivelati dalla lettura dei papiri. Come avveniva l'imbalsamazione anche e come i ladri riuscivano a penetrare nelle tombe e saccheggiarle. E poi gli oggetti della vita di tutti i giorni, dagli abiti all'arredamento della casa e i gioielli, i tesori e le nuove scoperte che permettono di avere una visione più penetrante di una civiltà durata 3.000 anni. Ma avremo anche molte altre cose da mostrarvi qui in studio, dai cibi agli orologi ad acqua. Cominciamo la serata con un animale che ha avuto molta importanza nell'antico Egitto, il coccodrillo. Il coccodrillo a quel tempo abitava il Nilo ed era un animale sacro, lo si ritrova del resto negli antichi papiri, come in questo, dove lo si vede chiaramente disegnato, ma lo ritrova anche poi nei bassorilievi, negli affreschi. Il coccodrillo era una delle divinità più importanti, era il dio Sobek, venerato in tutto l'Egitto. Il coccodrillo oggi non esiste più nelle acque del Nilo, ma lo stesso animale lo si ritrova in molti fiumi e corsi d'acqua africani. È lì che andremo a incontrarlo per osservare da vicino la sua vita e il suo comportamento. Per il coccodrillo, nato addirittura ai tempi dei dinosauri, 5.000 anni di storia rappresentano meno di un decimillesimo della sua lunga esistenza. È rimasto quindi in pratica uguale ai suoi bisnonni, cioè quelli che frequentavano le acque dei faraoni e si appostavano sotto le barche vicino alle rive in attesa di qualche buon boccone. Vediamo. Può sembrare strano che questi rettili primitivi non siano stati sostituiti dai mammiferi molto più efficienti, ma sono proprio i loro attributi arcaici ad aver permesso loro di tener testa ai competitori attuali. In quanto rettili, il metabolismo è molto più lento di quello dei mammiferi. Ciò significa che possono immergersi per più tempo e che hanno bisogno di quantità di cibo sorprendentemente ridotte. Questi coccodrilli non mangiano da 4 mesi e il loro prossimo pasto potrebbe farsi attendere ancora per molto. Nessun mammifero potrebbe resistere così a lungo senza cibo e rimanere attivo. I coccodrilli esistono da circa 135 milioni di anni e la loro forma negli ultimi 60 milioni di anni non è cambiata.
sono un magnifico esempio di perfezionamento di un disegno antico. I loro adattamenti sono perfetti tanto quanto quelli dei leoni e dei leopardi. Non sono raggruppati qui per caso. Si conoscono tutti e tutti rispettano la posizione dell'altro. Insieme formano una squadra mortale, molto simile a un branco di lupi in caccia. Pochi altri animali oserebbero sfidarli. Gli ippopotami sono gli unici mammiferi a condividere regolarmente lo stesso habitat dei coccodrilli. Tra loro non c'è competizione e gli uni non interferiscono nella vita degli altri. È ottobre, la stagione degli amori. I maschi radunano le compagne e con i loro richiami rivendicano il territorio. Le lotte territoriali imperversano sopra e sotto il fiume, ma le rive sono in gran parte controllate dai vecchi maschi per tutto l'anno e i rivali più giovani hanno scarse probabilità di appropriarsene. Chi possiede un territorio lo dimostra anche nei modi più sottili. Probabilmente le vibrazioni si diffondono per lunghi tratti sott'acqua. Questi segnali, insieme agli odori secreti dal maschio, attirano le femmine nel territorio. Tra i coccodrilli, il muso sollevato significa appagamento. Le femmine usano questo segnale non solo per comunicare che non vogliono essere attaccate, ma anche che sono disponibili. Questo è il segnale per l'inizio del rituale di corteggiamento. Ricerche condotte in Africa meridionale sembrano suggerire che i coccodrilli formino delle coppie, ma alcuni territori attirano più femmine ricettive di altri, quindi i maschi che li dominano hanno numerose femmine. In novembre la stagione degli amori finisce e la pace ridiscende sul fiume. È gennaio, la pioggia è cessata alcune settimane fa. Il livello del fiume è sceso e gli argini sono nuovamente liberi dall'acqua. Ogni notte ora le femmine di coccodrillo si trascinano a riva. Le attende il compito più importante dell'anno, deporre le uova. I luoghi tradizionali di nidificazione si affollano. Le femmine si riuniscono qui ogni anno perché trovano i posti più adatti, che devono ricevere la giusta quantità di sole e ombra ed essere all'altezza giusta rispetto al livello dell'acqua. Ogni femmina deve scavare una grossa buca. Le prossime ore saranno determinanti per il successo riproduttivo. Per ore e ore scava nella sabbia. Non si fermerà finché le zampe non toccheranno il fondo. Allora la buca sarà profonda circa 40 centimetri. Per circa 20 minuti depone le uova l'una dopo l'altra. Le più anziane possono deporne anche un centinaio, ma una femmina giovane come questa ne depone 30 o 40 al massimo. Quando ha deposto l'ultimo uovo, si solleva con molta cautela, reggendosi sulla coda per non rompere le uova.
Usando le zampe posteriori, ricopre le uova con la sabbia. Scavare è un lavoro faticoso. È uno dei motivi per cui i coccodrilli depongono le uova durante le fresche ore notturne. Un altro motivo è per non attirare l'attenzione dei ladri di uova che di giorno osservano le femmine scavare. Ora pigia con cura la sabbia smossa. Se non vuole che il lavoro di un'intera notte vada perso, non deve lasciare alcuna traccia. Questa femmina ha finito di deporre le uova una o due notti fa. Ora sta difendendo il nido. Il pericolo non viene solo dai ladri di uova, ma anche dalle attività di scavo delle vicine. Ma non sorgono conflitti gravi. È un vantaggio per tutti se più femmine si riuniscono per tenere a bada il pericolo. Dopo il fresco della notte, tutti si crogiolano al sole. Stare al sole è molto importante per i coccodrilli. Sono animali a sangue freddo e dipendono dalle temperature esterne. Alternandosi tra l'acqua e la terraferma, mantengono il calore corporeo intorno ai 26 gradi senza disperdere energie. Se si surriscaldano, controllano la temperatura tenendo le fauci spalancate. Questo consente all'acqua in eccesso di evaporare. Appena sente il richiamo dei piccoli, il segnale che sono pronti a rompere l'uovo, la madre scava per scoprire il nido e li aiuta a venire al mondo. I coccodrilli, come gli uomini, hanno sulle mandibole dei recettori di pressione molto sensibili che servono a controllare la potenza del morso, un'insospettata raffinatezza in questi rettili in apparenza primitivi. Quando il sacco laringeo estensibile è pieno, la madre si appresta a portare il primo carico al sicuro nell'acqua. Nella buca, sempre più piccoli stanno rompendo l'uovo. La madre si affretta a fare avanti e indietro per non lasciare il nido incustodito troppo a lungo. Non può aspettare molto ora perché gli altri piccoli sono soli nell'acqua. Alcuni rimangono feriti per la frenetica attività di scavo della madre, ma grazie ai suoi sforzi molti saranno salvi in queste prime ore di vita. Gli ultimi arrivati passano praticamente dal guscio alla bocca della madre. Di fatto, in gran parte i piccoli escono dall'uovo da soli, ma senza l'aiuto della madre non possono scavare la terra sopra il nido se è troppo pressata. Arrivare all'acqua è altrettanto rischioso. Queste sorprendenti cure parentali furono scoperte circa 30 anni fa. Fino ad allora i coccodrilli non erano ritenuti capaci di atteggiamenti materni. Si pensava che i piccoli venissero lasciati a se stessi o che venissero addirittura divorati dagli adulti. Dopo molti viaggi tra terra e acqua, il nido è silenzioso e la madre scompare sotto l'argine con l'ultimo dei suoi piccoli. Ma il suo compito non è ancora finito. Per molte settimane dovrà difendere i piccoli. Nei primi giorni di vita i futuri cacciatori sono una preda allettante per moltissimi altri cacciatori. A questa età vivono ancora di ciò che rimane del sacco vitellino per poi sviluppare gradualmente l'appetito per piccoli animali, se riescono a vivere così a lungo. A 6 mesi sono perfettamente in grado di badare a se stessi.
ma quando incontrano gran parte degli uccelli acquatici, il timore che provano è ancora maggiore di quello che incutono. Nel fiume scoprono una varietà sempre maggiore di prede. I piccoli limicoli non si sentono più tanto al sicuro quando i coccodrilli sono nei dintorni. Questa è un'altra ragione del loro successo. Nel corso della vita possono sfruttare una vasta gamma di prede, dagli insetti fino ai bufali. Questo cucciolo per il momento non riesce a spaventare un'oca. Ora che non è più protetto dalla madre, la sua sicurezza è in pericolo. I giovani coccodrilli sono per i più anziani niente di più che uno spuntino. Per le gazzelle i nemici di sempre sono i felini. Li conoscono, ma gran parte di loro non ha mai visto un coccodrillo prima d'ora. I coccodrilli le hanno già viste, molte volte. Senza fretta il branco si prepara. Persino ora le gazzelle non avvertono il pericolo. La maggior parte di loro non vivrà a lungo per saperne di più sui coccodrilli. Solo quando raggiungono la sponda opposta sembrano capire di avere seri problemi. La combinazione tra un argine piano e un muro insormontabile all'altro lato del fiume fa di questo posto un terreno di caccia ideale. Ogni anno almeno 20 coccodrilli prendono parte a un terribile massacro. Con una preda così piccola ciascuno caccia per sé. I maschi più anziani non vogliono condividere nulla perché possono ingoiare una gazzella intera in un solo boccone. I coccodrilli più giovani sono più collaborativi, hanno difficoltà a strappare da soli i bocconi e un compagno che tenga ferma la preda può essere utile. All'inizio di agosto al fiume giungono i primi gnu. Sembrano voler solo bere, senza alcuna intenzione di passare dall'altra parte. C'è ancora molta erba qui, su questo lato. Vengono qui ogni anno, durante le loro migrazioni annuali, un viaggio di ben 3.000 chilometri. Conoscono il pericolo e scattano al minimo disturbo. Alcune settimane più tardi, gli gnu sono un esercito. Hanno un disperato bisogno di spostarsi verso nuovi pascoli e nulla li fermerà.
coccodrilli si tengono alla larga da tali trambusti, specialmente quando avvengono nelle rapide. Il rumore assordante impedisce loro di orientarsi sott'acqua. Tra tutti gli altri pericoli che corrono durante il guado, gli gnu sono almeno relativamente al sicuro dai coccodrilli, fin tanto che restano uniti. La mandria ha trovato un punto più facile per guadare il fiume. La corrente non è così forte e l'acqua è bassa, ma vicino all'argine opposto l'acqua è profonda e sono costretti a nuotare. Qui la caccia per i coccodrilli non è molto facile. Gli gnu sono più forti e agili delle gazzelle di Thompson. Ma i ritardatari danno loro una possibilità. Rocce e fitti arbusti ritardano il guado, ma ora solo pochi piccoli gruppi sono rimasti indietro. Anche le gazzelle di Thompson vogliono raggiungere l'altra sponda. La confusione creata dalla massa era troppo pericolosa per loro, ma questi pochi gnu offrono loro la protezione di una mandria senza il pericolo di essere travolte mentre guadano. Devono affrettarsi. Una volta passati, gli ultimi gnu non avranno più alcuna protezione quando saranno in acqua. La mandria prosegue. Alcuni rimangono indietro, nel fiume, quelli troppo vecchi o troppo deboli o semplicemente quelli sfortunati. Per settimane il fiume fornisce più di quanto si riesca a mangiare a chi si nutre di carogne, perché arrivano sempre nuove mandrie. Gli avvoltoi potrebbero prendersela comoda, ma la carne dopo tutto è un cibo prezioso. Il branco che vive nell'ansia del fiume si mette in moto piuttosto tardi. Le mandrie oltrepassano questo punto solo quando tornano indietro, quando l'ampia curva del fiume le porta inevitabilmente nel territorio dei coccodrilli. Le zebre di 300 kg sono molto più grosse degli gnu e quindi più difficili da catturare. Il branco si dispiega, ma non c'è ancora molta iniziativa. Spesso i coccodrilli hanno bisogno di alcuni minuti prima di capire la situazione. Ciò non sorprende, visto che il loro cervello è relativamente semplice. Il maschio più anziano tenta il primo attacco, ma le zebre hanno ancora un appoggio stabile. Le enormi mascelle scivolano via dai corpi lisci delle prede. Sebbene sia lungo 5 metri e pesi 800 kg, non riesce ad afferrarle neanche nell'acqua poco profonda. Qui, davanti all'argine ripido, l'acqua è più profonda e ne approfitta per selezionare una singola vittima. Un calcio inatteso lo coglie di sorpresa.
Forse è per questo che i coccodrilli si tengono a distanza durante il guado in massa. Dopotutto esporrebbero la spina dorsale alle pedate di animali piuttosto forti e pesanti. Anche le zebre si trovano in un punto difficile sull'argine e spesso tornano indietro. Il branco di coccodrilli deve solo attendere. Non è facile catturare delle zebre nell'acqua bassa. Più volte i coccodrilli attaccano e più volte le zebre ritornano nelle acque ingannevolmente tranquille. Affrontano questo fiume esattamente come ogni altro fiume attraversato in passato. Le prime vittime vengono catturate quasi nello stesso momento. Una zebra viene afferrata al naso da un altro coccodrillo. La sua sofferenza è breve. Un'altra non è così fortunata. Paralizzata dallo shock rimane ritta sulle zampe e all'inizio i coccodrilli non riescono ad affogarla. I cacciatori non hanno fretta ora, la preda è già loro. Indebolita dalla perdita di sangue, dopo un paio di minuti viene trascinata sott'acqua da una squadra di coccodrilli. Le zebre infine trovano la salvezza sui sentieri tracciati dagli ippopotami. Intanto, nell'acqua, il branco si riunisce. Tutti hanno giocato il proprio ruolo e tutti vogliono una parte del bottino. Nessuno ha potuto vedere l'inizio della caccia collettiva tra i dinosauri circa 150 milioni di anni fa, ma i coccodrilli oggi ci mostrano come potrebbe essere stata. Pochi tra loro sono grandi abbastanza per divorare da soli una zebra. Le mascelle sono forti, ma i denti posteriori non sono taglienti e con un muso così lungo i denti anteriori possono infliggere un morso piuttosto debole. Invece afferrano la preda in un punto e ruotano. Se la preda non è fissata in qualche modo, girerà con loro e non riusciranno ancora a lacerarla. Se uno del branco la tiene ferma, un altro riesce subito a prendersi la sua parte. Questa scena di sangue e di violenza può risultare ripugnante ai nostri occhi, ma non c'è crudeltà. I coccodrilli stanno solo mangiando all'antica maniera della loro specie. Il loro stile di vita è molto meno assetato di sangue del nostro. Durante l'anno, questo branco uccide non più di 50 tra antilopi e zebre. Per ciascun animale significa meno di un decimo delle catture di un leone, un predatore altamente evoluto ma privo di un sistema energetico così efficiente. Il successo di questi antichi rettili non risiede nel profitto a breve termine, ma nell'economia. È in questo modo che nel corso del tempo i coccodrilli hanno salvaguardato l'eredità dei loro antenati. Per quanto riguarda invece i coccodrilli dell'antico Egitto, ormai gli ultimi li troviamo soltanto più imbalsamati nei musei. Come dicevamo in apertura, questo numero di Super Quark è interamente dedicato all'Egitto dei faraoni, naturalmente con un taglio che è quello nostro, cioè cercheremo di capire qual era la vita quotidiana attraverso oggetti, documenti, attraverso i cibi, le tecnologie naturalmente e anche le storie minime di vita. Per cominciare il nostro viaggio di stasera sarà bene come prima cosa osservare dall'alto l'Egitto per scoprire una cosa insolita.
satelliti ci mostrano in un modo mai visto prima che questo è un paese unico al mondo. In pratica è una nazione a forma di serpente. Osservato da grande altezza si vede bene che l'Egitto, che è grande più di 3 volte l'Italia, è un immenso deserto attraversato da quello che dallo spazio sembra un rigagnolo, il Nilo. E qui, lungo questa sottile striscia d'acqua, che le piante possono crescere, gli animali bere e gli uomini sopravvivere. Come un'astronave nello spazio, il Nilo offre un fragile rifugio alla vita in mezzo a un ambiente ostile e invivibile. Per millenni quest'acqua, che arriva dalle lontanissime sorgenti del lago Vittoria, trascinando con sé un dono inestimabile, il limo, ha permesso al grano di crescere, agli uomini di costruire villaggi, città e infine di edificare grandiosi templi. Oggi noi vediamo soltanto lo scheletro di questa grande civiltà, vediamo solo i fossili sbiaditi di un mondo che a quel tempo era pieno di colori, di vita e di passioni. Quando vennero costruiti questi straordinari templi, colmi di statue, di bassorilievi, affreschi, in Europa si abitava su palafitte e si scheggiavano ancora le pietre. Quando i faraoni qui davano festeggiamenti in corti sfarzose, da noi si aggirava l'uomo di Similaun nei suoi poveri panni imbottiti di paglia. Sono naturalmente le tombe dei faraoni a impressionare per la loro imponenza. Nessun'altra civiltà ha mai dedicato in passato alla sepoltura tanti sforzi e tante ricchezze e tanta fantasia architettonica anche. Sentiamo i nostri inviati. Costruire la tomba per un faraone migliaia di anni fa voleva dire affrontare un progetto di enorme importanza. Per intenderci era l'equivalente in termini di costi e di impegno tecnologico a una nostra missione spaziale. E le tombe più famose sono senza dubbio le piramidi. Sono state realizzate così bene che sono ancora qui dopo oltre 4.000 anni. E la piramide più grande e più antica è Cheope. Pensate che per costruirla sono stati necessari più di 2 milioni di blocchi che sono stati tagliati uno ad uno, trascinati, portati fin qui, issati. Ed è stato un lavoro immenso, ci sono voluti più di 20 anni. Ma non ci furono solo le piramidi. A partire dalla 18ª dinastia, infatti, i faraoni capirono che era troppo pericoloso lasciare le proprie tombe ben in vista per via dei furti e dei saccheggi. Così decisero di costruirle, di realizzarle e di scavarle in luoghi segreti, lontano dalla gente, come qui, nella Valle dei Re. Era meglio infatti che la tomba fosse completamente invisibile e soprattutto che la sua entrata magari fosse coperta da una valanga di detriti. Così ci appare oggi. Questa è la tomba del faraone Meremta, uno dei figli di Ramesse II. Dopo aver scelto con cura il sito, ed era sempre il faraone ad avere l'ultima parola, e dopo aver fatto le cerimonie di fondazione, cominciava il lavoro vero e proprio. Era un lavoro infernale, bisognava scavare un corridoio nella roccia viva. E quindi qui, 3.000 anni fa, avremmo incontrato un viavai di operai con dei cesti che contenevano dei detriti da portare fuori. Le condizioni erano spaventose, mancava l'aria, c'era polvere ovunque, faceva un caldo soffocante e si lavorava con degli strumenti semplicissimi, dei semplici mazzuoli di legno oppure degli scalpelli e dei picconi in rame o in bronzo. E la luce era quella di piccole lucerne. A volte a metà corridoio veniva scavato un pozzo molto profondo che aveva 2 scopi, uno pratico, e cioè quello di raccogliere l'acqua di eventuali inondazioni. L'altro invece era uno scopo diverso, quello di bloccare eventuali ladri. I ladri sarebbero arrivati fin qui, si sarebbero calati in questo pozzo, non avrebbero trovato niente e quindi sarebbero andati via. In realtà il corridoio proseguiva, ma era nascosto da una parete tutta dipinta e quindi bisognava avere una passerella come questa per andare oltre. Mentre gli operai scavavano il corridoio principale, altre squadre di operai specializzati cominciavano a levigare le pareti in pietra e a ricoprirle con un intonaco speciale per fare poi gli stucchi e le pitture.
I colori di base erano sempre 6, il bianco, il nero, il verde, il rosso, il giallo e il blu. Si usavano pigmenti naturali, a volte dei minerali come dell'ocra rossa polverizzata, e questi colori venivano poi sempre impastati con il bianco d'uovo in modo da essere duraturi. E la prova che fosse la soluzione migliore è il fatto che questi colori sono ancora qui dopo migliaia e migliaia di anni. I pittori, per poter lavorare con più luce, facevano mettere degli specchi in fila fin dall'entrata in modo che la luce del sole venisse riflessa fin qua giù. E a questo punto bisogna sfatare un mito. Non è vero che i pittori, gli operai, gli architetti alla fine del lavoro venissero tutti accecati o uccisi per non rivelare il luogo esatto della tomba. In realtà il loro lavoro era richiestissimo ed estremamente prezioso. Morto un faraone, il suo successore cominciava già a costruire la propria tomba, aveva bisogno di questi professionisti. Ucciderli sarebbe stato un grave danno per tutti. Ed eccoci nella camera sepolcrale. Qui veniva sepolto il faraone, all'interno di una serie di sarcofagi gli uni dentro agli altri. C'erano sarcofagi in oro massiccio, in legno dorato, e infine c'era un enorme sarcofago in granito rosa di Aswan, pesantissimo. A questo punto appare evidente che queste gigantesche tombe non erano semplicemente dei luoghi dove seppellire il cadavere del sovrano, ma erano delle vere e proprie macchine per viaggiare, se volete delle capsule per andare nell'aldilà. Questi geroglifici scolpiti, ma anche tutti gli stucchi della tomba e le figure dipinte, non sono altro che l'equivalente dei tasti luminosi e delle scritte all'interno di un'astronave, cioè non sono altro che dei testi sacri, degli strumenti sacri per guidare il faraone nel suo viaggio verso l'oltretomba. Insomma, il faraone qui era solo di passaggio. Una volta chiuso l'ultimo sarcofago e chiusa tutta la tomba, il faraone avrebbe raggiunto un altro mondo per riprendere la sua vita e il suo regno. Queste astronavi per l'aldilà hanno mostrato tutta la loro fragilità nel corso dei tempi. Quasi tutte le tombe, in particolare quelle dei faraoni, sono state saccheggiate. Spesso i furti avvenivano poco tempo dopo la sepoltura. Ma come operavano i ladri all'epoca? Vediamo. Nelle sepolture delle piramidi, il feretro veniva calato in un corridoio discendente fino a raggiungere la sala con il sarcofago in pietra. La sala veniva poi sigillata con lastre di pietra a saracinesca e il corridoio riempito di massi. Anche l'ingresso esterno veniva rivestito e camuffato. Il coccodrillo sia contro il ladro nell'acqua, il serpente sia contro di lui sulla terra, e il Dio lo giudicherà. Nonostante le maledizioni e tutti gli sforzi degli architetti, il richiamo del tesoro reale era irresistibile e le tombe venivano violate. Questa è una falsa porta, dietro non c'è niente. Per di là c'è la falsa tomba, settimane di lavoro per non trovare nulla. La vera tomba è là, dietro questa spessa muraglia. Le grandi mura di pietra non hanno protetto i re dall'avidità degli umani. Gli intrusi potevano essere semplici ladri, membri del clero o addirittura gli stessi costruttori delle tombe. Questo mazzuolo da operaio è stato usato dai ladri per far scorrere la lastra del sarcofago. È qui da 4.000 anni. Il re è stato portato via da miserabili. Chi era sepolto come il falco è strappato dal suo sarcofago. Quello che la piramide nascondeva è vuoto. Ecco, pochi uomini senza legge hanno tolto alla terra la regalità. 1.000 anni dopo le grandi piramidi, i faraoni del nuovo regno costruiscono i loro palazzi, templi e tombe più a sud, lungo il Nilo, presso l'antica città di Tebe. Dei 25 faraoni sepolti nella Valle dei Re, nascosti sotto la roccia e la sabbia, i saccheggiatori di tombe egiziani ed europei non hanno risparmiato nessuno tranne Tutankhamon. Nemmeno il grande Ramsete è sfuggito alle razzie. Nonostante tutte le precauzioni, la sua tomba è stata violata, il suo corpo mummificato tolto dalle bende tempestate di gioielli. Ramsete il Grande è rimasto nudo nella tomba, privato degli ornamenti e della regalità.
Entrare in tombe di questo genere doveva comportare tali rischi e difficoltà che viene il sospetto di alte connivenze. Un papiro della ventesima dinastia contiene una lunga lista di ladri, scribi, mercanti, barcaioli, custodi del tempio, schiavi di alti personaggi, tutti implicati per piccole quantità di bronzo. I veri oggetti preziosi e l'oro erano certamente finiti in ben altre mani. Il saccheggio continua nei secoli successivi. Lo sfrenato depredamento del 1800 ha una sola regola: cercare di prendere più roba possibile, in qualunque modo. Questo è Gurna, il villaggio dei ladri. Qui il commercio illegale di antichi tesori è diventato da molte generazioni un modo di vivere. Ma il peggior saccheggio non è stato in fondo quello dei collezionisti. Sono le grandi istituzioni a contendersi il poco invidiabile primato. Un saccheggio per riempire i musei di tutto il mondo. Alla fine del secolo scorso viene fatta per caso una stupefacente scoperta. Ironia della sorte, il ritrovamento avviene proprio sopra la città di Gurna, il villaggio dei ladri. Qui, in una grotta sulla montagna, giacevano i sarcofagi di 32 re e regine, inclusa la mummia di Ramsete il Grande. 3.000 anni fa i sacerdoti reali avevano nascosto i loro resti in questo sepolcro segreto per sottrarli ai ladri. Ed oggi si trovano qui, al Museo del Cairo, in particolari, specialissime bare in plexiglass ad atmosfera controllata. Ecco Ramesse II. Era un uomo dai capelli bianchi, naso aquilino, ed era anche un uomo di alta statura. Le analisi hanno rivelato che probabilmente zoppicava verso la fine della sua vita a causa di un'artrosi all'anca. Inoltre soffriva di ascessi, di problemi alle gengive ed era colpito da una grave forma di arteriosclerosi. Ma insomma, aveva anche 92 anni. Quest'uomo ha segnato un'epoca, ha allargato i confini dell'Egitto, ne ha aumentato la potenza e ha costruito templi e statue più di qualunque altro faraone. Pensate che realizzò l'equivalente di oltre una ventina di cattedrali e decine di chiese. E questo 3.000 anni fa, tra l'altro anche Abu Simbel è opera sua. Insomma, qui c'è un protagonista della storia. Quello che è davvero straordinario è che tra le mummie trovate salvate dai sacerdoti, oltre a quella di Ramesse II, c'erano anche quelle di suo padre e suo figlio. E qui abbiamo Meremta, uno degli oltre 100 figli di Ramesse II. Ecco il padre, il famoso Seti I, che portava Ramesse II ancora bambino già sui campi di battaglia. Tra i vari corpi conservati in questa sala ce ne sono alcuni che colpiscono, come questo. È il corpo di una regina. Hanno ricostruito il volto imbottendo di sabbia la pelle del viso e inserendo occhi finti in avorio e ossidiana. Poi c'è un faraone morto in battaglia. Eccolo, si chiamava Skenen-Ra e si vedono ancora i colpi mortali inferti con asce, daghe e mazze. Fu sepolto molto rapidamente e non venne imbalsamato a dovere. Ma cosa c'era esattamente dentro quelle tombe? Bene, il Museo del Cairo conserva oggi alcuni dei tesori che sono sfuggiti alle predazioni, collane, pettorali, bracciali, veri capolavori di oreficeria che stupiscono ancora oggi per la loro preziosità e fantasia. Regine e faraoni nelle pitture murali si mostrano vestiti di tuniche e gonnellini lineari, di lino fine, il bianco della purezza e della gioia. Tutto l'ornamento, tutto il colore, tutto lo sfarzo sono delegati all'oro e alle pietre dei gioielli. La presenza di lapislazzuli testimonia che a questo scopo l'Egitto aveva scambi commerciali con l'Afghanistan, cioè con terre molto lontane, già in epoca predinastica, circa 4.000 anni avanti Cristo. Gli artigiani raggiunsero una maestria eccezionale. Realizzavano abbinamenti di vari metalli, intarsi, cesellature, castoni e filigrane e sapevano lavorare l'oro fino ad ottenere una foglia sottile un 2 centesimo di millimetro. I gioielli sono ornamenti, ma anche amuleti e rappresentazioni divine. E anche i materiali partecipano a questo linguaggio simbolico. Il blu e oro del lapislazzuli è cosmo e oceano, è dunque il colore degli dei e richiama la loro protezione.
Il magnifico verde della malachite è vegetazione e quindi Osiris, abbondanza, rinascita, gioia. L'oro è metallo divino, incorruttibile e solare, e sembra poter conferire le stesse proprietà a chi aspira a sconfiggere la morte e il buio. Così l'Egitto diventa una terra di tesori sepolti. Ma le pietre si possono smontare e tagliare, e i metalli si possono fondere. Quanti oggetti straordinari sono stati distrutti, cancellati per sempre. Il ritrovamento negli anni 20 del tesoro di Tutankhamon dà le dimensioni dell'enorme perdita. Il corredo funebre fu trovato ammassato in grande disordine. La tomba era stata violata, ma i ladri, colti sul fatto, non avevano potuto portare via nulla. Centinaia di oggetti, dal più semplice di uso quotidiano al più lussuoso. Divani d'oro e d'avorio sostenuti da animali sacri e fantastici. Il trono. Vi sono raffigurati in atteggiamento confidenziale e affettuoso il faraone e la sua sposa, entrambi adolescenti. Oltre la terza porta sigillata c'era un enorme cofano dorato che conteneva un altro cofano dorato che ne conteneva un terzo e poi un quarto. All'interno del quarto c'era un sarcofago di quarzite gialla con una maschera d'oro del faraone incrostata di gemme. Ma dentro il primo sarcofago ce n'era un altro con le sembianze di Osiride e un terzo d'oro puro che conteneva le spoglie del faraone. La mummia indossava 13 bracciali d'oro e pietre preziose. Fodere d'oro proteggevano le dita delle mani e dei piedi e una pesante maschera d'oro copriva le spalle e la testa. Tutankhamon era un faraone secondario di un periodo di crisi del regno. Inoltre la sua morte prematura non aveva permesso di ultimare la tomba e aveva indotto ad una sepoltura affrettata. Quali tesori e quali capolavori potevano dunque contenere le tombe di grandi faraoni come Tutmosis III o Ramesse II? Non lo sapremo mai. Il caso ha voluto che fosse Tutankhamon, morto giovanissimo, a diventare il più immortale di tutti i faraoni dell'antico Egitto. La tomba di Tutankhamen è quindi una delle poche che si sono salvate dal saccheggio generalizzato. Ma ci sono anche altre tombe, minori, appartenenti non ai faraoni ma a personaggi più modesti, che sono giunte intatte sino a noi. E ce n'è una in particolare che è una piccola meraviglia. È la tomba dell'architetto Ka, scoperta da una missione archeologica italiana nel 1906, guidata da Ernesto Schiaparelli. Gli oggetti trovati all'interno non sono d'oro ed argento, ma rappresentano una delle più straordinarie testimonianze della vita quotidiana nell'antico Egitto. Abiti, arredi, utensili. Oggi questi oggetti sono esposti proprio al Museo Egizio di Torino e i nostri inviati sono andati a ammirarli. Quella che è custodita qui al Museo Egizio è una delle più straordinarie scoperte fatte in tutta l'archeologia. È la tomba di un antico egizio vissuto 3.400 anni fa nella 18ª dinastia. Si chiamava Ka, era un architetto, e la sua tomba è stata trovata integra. Ka si fece seppellire assieme a sua moglie Mirit e la loro tomba aveva una struttura classica per le persone di un certo rango di Tebe di quell'epoca. E ricordava molto questo modellino. C'era una piramide che sormontava una cappella dove si officiavano dei riti per i morti e all'interno di questo cortile c'era l'entrata di un pozzo che portava direttamente alla camera sepolcrale, una camera molto ricca di corredo funebre. Ma la tomba di Ka e di Mirit era un po' diversa rispetto a questo modello. Il pozzo infatti non si trovava all'interno del cortile, ma era nascosto, separato al di fuori del recinto a una certa distanza. Chissà, forse Ka, essendo un architetto, aveva capito che questi erano dei sistemi migliori per combattere i ladri. In effetti la sua tomba non è mai stata saccheggiata. Il primo a entrare in questa tomba, dopo più di 3.000 anni, è stato un archeologo italiano, Ernesto Schiaparelli. Era il 1906. Ed in questa sala è stato racchiuso tutto quello che ha trovato, ed è un vero patrimonio. Come era consuetudine, infatti, sia Ka che Mirit avevano racchiuso in questa tomba tutti gli oggetti quotidiani che avrebbero poi utilizzato nell'aldilà. Il corpo di Ka era racchiuso in 3 sarcofagi, gli uni dentro agli altri. Sono in legno, ricoperto di foglie d'oro, e hanno iscrizioni e raffigurazioni di divinità. Ecco il letto di Ka.
era in legno e, così come noi utilizziamo una rete metallica, gli egizi avevano un intreccio di fibre vegetali. Quello strano oggetto è un poggiatesta. Lo si usava al posto del cuscino. In quell'incavo si adagiava la nuca. Per lavarsi, Ka e sua moglie usavano una brocca e una bacinella, proprio come facevano i nostri bisnonni. La cosa straordinaria è che in questa tomba si sono conservati perfettamente anche i cibi messi per il viaggio nell'aldilà. Quindi c'è dell'aglio, delle cipolle, della verdura tagliata, degli uccelli abbrustoliti o salati, persino del pesce secco, ma anche poi delle olive dentro queste scodelle, dei datteri, del cumino e moltissime forme di pane. Ecco, non bisogna naturalmente dimenticare che tutti questi cibi erano nella tomba di un architetto, vero professor Cannella? Architetto è quindi un personaggio importante. Che mangiava. Mangiava e mangiava bene, come noi vediamo anche gli altri faraoni, il popolo era molto più. Ecco, lei ha riunito qui al parco e ci sono qui degli alimenti tipici dell'antico Egitto. Allora, l'alimentazione base erano i cereali, il frumento, e a quel tempo si coltivava il farro, che era un cereale molto resistente, dall'altra parte l'orzo. Con il farro ottenevano delle farine che poi utilizzavano per formare pane, prodotti anche tipo biscotti. Nel caso dell'orzo, questo orzo veniva utilizzato per ricavare un qualcosa che assomiglia alla nostra birra. Ecco, qui c'è un piccolo esempio, naturalmente era una sostanza fermentata che, con delle tecnologie rudimentali, non era certamente anche servita molto fresca. Esatto, il frigorifero. Dato il clima che c'era. Poi aglio e cipolla. Aglio e cipolla e poi i legumi. Noi qui abbiamo delle fave, i piselli, le lenticchie e poi degli alberi che crescevano in quella zona, la palma da dattero, i fichi e il melograno. Una dieta abbastanza vegetariana, però accompagnata c'era anche il pesce. Il pesce fondamentalmente si trovava molto facilmente, dei volatili nella zona paludosa, e poi la carne era rara, tant'è vero che si legge anche in alcune rivendicazioni salariali, gli operai chiedevano questa carne. E qui c'è un personaggio importante. Perché abbiamo messo qui il gatto? Il gatto perché il gatto non si mangiava. Non si mangiava perché doveva tenere bassa la popolazione dei topi che competevano sui cereali. Quindi, allora, più erano efficaci i gatti, meno topi c'erano, più cereale c'era per tutta la popolazione. E più pane c'era a tavola. Giù. Quindi era anche per questo che il gatto era un animale sacro. Ritenuto sacro. Torniamo alla tomba dell'architetto. In una tomba così ricca non poteva mancare una raffigurazione del suo proprietario. Ecco la statuetta di Ka, così doveva apparire allora. Schiaparelli trovò questa statuetta esattamente come la vedete oggi, su una sedia sulla quale Ka doveva sedersi molto spesso, magari su dei cuscini come quelli che vedete appesi alle pareti. I vestiti di Ka sono ancora integri, dopo quasi 35 secoli. Erano delle tuniche di lino, alcune più pesanti per l'inverno, altre più leggere per l'estate. Già allora esisteva la biancheria intima e gli egizi non andavano per il sottile. Ka, ad esempio, possedeva tra l'altro 26 perizomi, che avevano il suo monogramma, cioè l'equivalente delle iniziali che si mettono sulle nostre camicie. Per farsi la barba, Ka usava questi rasoi, che hanno una forma molto curiosa. Dentro la tomba, però, non ci sono solo gli oggetti di Ka, ma anche quelli di sua moglie, Mirit. E la cosa più sorprendente sicuramente è questa parrucca che Mirit indossava nei momenti più importanti. È una parrucca fatta con capelli veri. È stato trovato anche il letto della moglie di Ka con la sua biancheria. Ed infine ecco i due sarcofagi che contenevano il corpo di Mirit. Di tutti gli oggetti contenuti in questa tomba, questi in particolare riassumono forse meglio la vita di Ka. Sono dei cubiti. Qui ce n'è uno pieghevole, quest'altro invece è tutto d'oro, forse il regalo di un faraone. Il cubito era l'unità di misura degli egizi, corrispondeva ad un avambraccio umano, in pratica mezzo metro. Ed è proprio con strumenti così semplici, ma anche grazie a profonde conoscenze in matematica, in fisica, in ingegneria, che gli egizi furono in grado di realizzare templi e monumenti che sono ancora in piedi oggi, dopo decine e decine di secoli. Thank you.
Opel Astra Station Wagon. Carattere vincente. Boccasana! Che c'è? Ce l'hai una di quelle pastiglie? Mi sta venendo un mal di gola. Sì, ma come faccio? Aspetta un po', va. Contro il mal di gola, Tantum Verde Pastiglie. Alto! Guarda che è l'ultima! Presa! Bravo! Adesso mettila in bocca e fai silenzio! Tantum Verde Pastiglie. Efficace contro il mal di gola. È un medicinale. Leggere attentamente il foglietto illustrato. Boccasana, la gola non brucia più. Passato! È sta guardia che non passa mai. Famiglia Cristiana ci è riuscita. Ha riunito i più grandi narratori europei del Novecento. Arriva il primo. È Graham Greene. Il suo capolavoro è Il potere e la gloria. Famiglia Cristiana ha sciolto bene. Vedo anche Joyce, Kafka, Orwell, Mann. Non perdete Famiglia Cristiana. Da questa settimana porta a casa vostra 12 maestri, 12 capolavori della narrativa europea del Novecento. Il primo è Il potere e la gloria di Graham Greene con Famiglia Cristiana a sole 6.000 lire. Mi sono riletto anch'io. Otello. Raffinato cioccolato extra fondente. Tenera crema. Regale nocciola del Piemonte intera. Otello. Ritorna la passione. Da Dufour. Benvenuti a bordo. Fiat Bravo e Fiat Brava offrono a tutti vantaggiosi finanziamenti, abbinabili anche agli incentivi statali per sostituire le auto con almeno 10 anni. In più oggi un nuovo contenuto di serie. La copertura incendio e furto totale per 12 mesi. Fiat Bravo, Fiat Brava, è il momento di scegliere. Ogni volta che lavi i capelli, rischi di indebolirli. Shampoo Pantene, oggi con più provitamina. Provalo per 14 giorni. Capelli sani, più forti, più lucenti. Nuovi shampoo Pantene con e senza balsamo. Per capelli così sani che splendono. Pensate che i tè siano tutti uguali? Da fuori sembra così, ma dentro la differenza si nota. Lipton seleziona le foglie più buone e in più le sbriciola in pezzetti più grandi. Volete sapere perché? Un gusto più rotondo. Un aroma più gentile. Lipton, un benessere buono e naturale. Nuova da Nivea Vital. Nuova formula idratante per le pelli mature. Doppia l'idratazione, doppia l'efficacia. Con la nuova crema da giorno vitalizzante Nivea Vital. Un'azione così profonda che la puoi sentire. Nuova crema da giorno vitalizzante da Nivea Vital. A grande richiesta torna Carosello, sabato 20:40, Rai 1. Bisaron originale, ghiaccio e latte. Così si beve a Chinatown. Bisaron originale, il liquore italiano più venduto nel mondo. E oggi lo stile internazionale si regala così. Ehi, ma che succede qui? Svegliati! Benvenuto, principino! Benvenuto, principino! Buongiorno, principino! Un personaggio è una storia che non finiranno mai di incantare. Piccoli e grandi. Bambi. Domenica 20:50, Rai 1. Sono Dwayne Stevenson, dei servizi segreti degli Stati Uniti. Te lo giuro, credevo che fosse una deflazione legittima. Sai, io faccio delle imitazioni, quindi la televisione la uso per... Signor Kovic, ogni tanto, per ragioni di sicurezza, i servizi segreti assumono una controfigura del presidente. La camera del presidente è da quel lato, quella della First Lady è laggiù. La First Lady? Non ti preoccupare, non la vedrai neanche. Non si parla, figurati. La posso tenere questa? Chi era questa volta? Un'altra patriottica segretaria. Grazie per l'aiuto, Bill. Va all'inferno, Bill. Dave, presidente per un giorno. Lunedì 20:50, in prima visione Rai 1. Io non capisco. Ma come misuravano il tempo gli antichi egizi? Beh, qui abbiamo alcuni marchingegni che ci ha portato, buonasera, Paco Lanciano,
Questo potrebbe essere definito il primo orologio da polso. Se questa è la meridiana solare più antica che si conosca, era trasportabile e funzionava in modo molto semplice. Una barra produceva l'ombra su una seconda barra che aveva delle tacche. Mano a mano che il sole, al passare delle ore, si alzava, l'ombra naturalmente si spostava e in questo modo si poteva misurare quanto tempo era passato. Oh, lei mi diceva che però queste ore erano elastiche, cambiavano d'estate e d'inverno. Sì, cioè le ore erano sempre 12 fra l'alba e il tramonto. Naturalmente durante l'inverno questo tempo è più breve e quindi le 12 ore erano più corte, durante l'estate è più lungo e quindi si allungavano le ore. Questo comportava il fatto che ogni 15 giorni andassero ridisegnate le tacche su questo strumento. Quindi è una cosa non molto semplice. Qui lei ha portato un altro strumento che si chiama il Merket. Merket, che è praticamente un filo a piombo con un traguardo. E di qui si guardavano le stelle. Quello si usava di notte e si guardava verso sud del passaggio di alcune stelle che segnavano il passaggio del tempo. E poi qui c'è l'arma segreta, che è una clessidra ad acqua, cioè sono due vasi sovrapposti con un buchino, vediamo gocciolare. Esatto, e questo funzionava naturalmente ogni tempo con un principio che è quello per cui il vaso ha una certa forma in modo tale che l'acqua cada sempre con la stessa cadenza. In realtà se fosse un cilindro l'acqua all'inizio andrebbe più veloce perché per ha il più peso pressione dell'acqua, e poi più lenta alla fine. E gli egizi studiarono la forma di questo vaso e arrivarono a definirlo con un errore di appena 7 gradi rispetto a quello esatto. E lei mi diceva che si è scoperto solo 3.000 anni dopo qual era l'angolo giusto. Sì, la legge che determina questa caduta è stata scoperta nel 1500 d.C., mentre il vaso è una riproduzione naturalmente di un vaso del 1500 a.C. Oh, per guardare l'ora bisognava guardare internamente, e qui c'è una sezione che lei ci ha portato. Sì, abbiamo ridisegnato queste tacche sono l'indicazione del livello dell'acqua che mano a mano scende e sono diverse, si vede qui l'indicazione dei mesi, a seconda del mese, proprio perché le ore si dilatavano, si comprimevano a seconda della stagione. Oh, naturalmente bisogna dire che tutte queste misurazioni non sono precisissime. D'altra parte, a quell'epoca sapere se erano le 4 meno 10 o le 4 e 10 non era poi così importante. E d'altra parte con questi strumenti sarebbe stato impossibile. Grazie. Una delle cose che ci colpisce maggiormente è la capacità che avevano gli antichi egizi di trasportare e innalzare un obelisco pesante tantissime tonnellate con i mezzi dell'epoca, per non parlare poi delle piramidi. Come riuscivano a realizzare queste imprese? Beh, ci sono varie ipotesi. Recentemente qualcuno ha voluto fare una prova pratica, cioè immaginare di essere nell'antico Egitto e di dover trasportare un obelisco. Come fare? Ecco quello che è successo. Roger Hopkins spiega ai suoi collaboratori il suo progetto con l'aiuto di un modellino. E il gioco è fatto. Le cose andavano veramente così o in modo diverso? Non lo sappiamo. Quello che però è certo è che la popolazione veniva mobilitata per questi lavori di grande fatica, i contadini soprattutto, ma anche altre categorie di cittadini, militari, artigiani, prigionieri e anche gli schiavi naturalmente. Erano quelle che venivano chiamate le corvée, cioè dei lavori obbligati. È in questo modo che veniva reclutata probabilmente anche la manodopera per la costruzione delle piramidi. Vediamo. In qualsiasi momento il contadino egizio poteva essere chiamato a lavorare per lo Stato. Si trattava di veri e propri lavori forzati, obbligatori e non pagati, una specie di temporanea schiavitù. Le braccia potevano servire per la costruzione di piramidi, templi o altri edifici pubblici, per la manutenzione delle strade, per la realizzazione di dighe e canali di irrigazione e di scolo, per il lavoro nelle cave e nelle miniere. Il lavoro era spesso durissimo, che a volte, per non essere arruolati, i contadini fuggivano dal loro villaggio, cercando rifugio nel deserto o nelle paludi, trasformandosi in vagabondi o formando bande di briganti. Il lavoro obbligatorio fu tuttavia la forza della società egizia. Solo una forte organizzazione centralizzata, infatti, avrebbe consentito di realizzare quelle opere, idrauliche e agricole in primo luogo,
senza le quali in un paese come l'Egitto non ci sarebbe stato niente da mangiare, per nessuno. Non a caso il lavoro obbligatorio restò in vigore ben oltre l'epoca dei faraoni. Fu abolito solo nel 1889. La grande piramide di Cheope a Giza è l'unica delle sette meraviglie del mondo antico che si è giunta fino a noi. Fu costruita oltre 4.000 anni fa, in un'epoca in cui gli unici strumenti conosciuti erano leve e slitte, oltre alla fatica dell'uomo, naturalmente. Eppure i suoi 2,5 milioni di blocchi di pietra pesano ben 7 milioni di tonnellate. 56 di questi blocchi, quelli in granito che rivestono la camera del re, raggiungono addirittura le 50 tonnellate l'uno. La base fu preparata inondando il sito di costruzione, in modo tale che le fondamenta fossero perfettamente orizzontali. In effetti la differenza tra il livello dell'estremità est e quello dell'estremità ovest, distanti 230 metri, è di appena 1,5 centimetri. Poi ebbe inizio la costruzione vera e propria. L'ipotesi più probabile è che intorno alla piramide in costruzione siano state costruite delle rampe. A mano che la costruzione si alzava, tuttavia, le rampe dovevano essere avvolgenti o a spirale. La loro superficie era ricoperta di fango mantenuto costantemente umido, in modo da diminuire l'attrito delle slitte sulle quali i blocchi di pietra venivano trascinati verso l'alto. La pendenza non doveva superare per questo motivo il 10%. Una prova effettuata di recente ha dimostrato che su una rampa di questo tipo 6 uomini riescono a trascinare un masso di 6 tonnellate. E per i blocchi più pesanti? Secondo un'interessante ricostruzione, il segreto del sollevamento sta in una specie di dondolo di cui vediamo qui un modellino. L'operazione, ripetuta più volte, permetteva il lento sollevamento del blocco. Cede è cuore che affretta. Anche fino alla cima della grande piramide, a quasi 150 metri d'altezza. Ma non tutte le piramidi sono rimaste come erano. Ecco quello che può essere successo a Meidu. Dei contadini si parla molto poco quando si ricostruisce la storia dell'antico Egitto. Eppure sono loro la grande forza che ha permesso all'impero di prosperare e ai faraoni di edificare una civiltà di grande ricchezza. L'Egitto viveva in sostanza su due grandi fiumi d'acqua, per così dire, il Nilo e il sudore della fronte dei contadini. Ma quale sudore? Una storia poco conosciuta e ancora tutta da scrivere. Lo splendore dell'antico Egitto. Le piramidi, i templi, gli obelischi, le straordinarie tracce di una civiltà che ancora oggi desta meraviglia. Ma il protagonista di questa società, il motore che rese possibile tutte queste opere, che mantenne con il suo lavoro faraoni e sacerdoti, scribi e artigiani, non è scolpito in nessuna statua. A lui non è dedicata alcuna piramide e nemmeno una miserabile lastra tombale, il contadino. Fu questa classe di lavoratori, la più numerosa, ma considerata l'ultimo gradino della gerarchia sociale, a produrre quella ricchezza, quel surplus di cibo che permise la nascita di gruppi come i sacerdoti o gli scribi, che non dovevano faticare sulla terra per procurarsi da mangiare. Il palcoscenico dove generazione dopo generazione i contadini replicarono lo stesso copione di faticoso lavoro fu il corso del Nilo. Qui ogni anno avveniva l'inondazione. Le acque del Nilo cominciavano ad uscire dagli argini ad Assuan verso giugno e a luglio avevano già raggiunto Menfi. Il livello continuava a crescere rapidamente finché le terre coltivabili finivano in certi casi sotto 2 metri d'acqua. Poi quello che sembrava un enorme lago, lungo e sinuoso, iniziava a decrescere. A fine ottobre le acque erano rientrate negli argini, lasciando il suolo ben umidificato e ricoperto di uno strato di fango ricco di detriti organici. Era il momento della semina. I rudimentali attrezzi rimasero uguali a se stessi per migliaia di anni. Un aratro, simile a una zappa un po' più grande, veniva trascinato da una coppia di buoi. I semi di grano, orzo o lino erano sparsi al suolo e un gregge di pecore veniva fatto passare sopra per ricoprirli. Nel XV secolo a.C. apparve un nuovo strumento, lo shadiuf, una pertica con un contrappeso usata per sollevare l'acqua.
Il Nilo, che portava con le sue acque il limo, lo straordinario fertilizzante naturale, non sempre si comportava bene. A volte le inondazioni erano scarse e le terre non ricevevano fertilizzante a sufficienza. A volte erano troppo intense e distruggevano le opere di irrigazione. Ma comunque andassero le cose, la vita dell'antico contadino egiziano rimaneva molto dura. Lavorava dall'alba al tramonto. La sua ricompensa era del grano e forse un po' d'olio. A volte era sottoposto alle violenze arbitrarie del padrone o dei funzionari statali che controllavano i raccolti e imponevano le tasse. Per gli evasori che tentavano di non pagare il misero sacchetto di grano dovuto, il destino poteva essere la morte o una crudele rappresaglia sui propri parenti. Erano analfabeti e non ci hanno lasciato alcun racconto della propria vita. Le loro case erano piccole abitazioni di paglia e fango, dove nell'unica stanza vivevano insieme agli animali. Le condizioni sanitarie non erano delle migliori. I focolai di infezione e le malattie come l'epatite, la dissenteria, la bilarziosi erano frequenti. Ma queste condizioni riguardavano anche gli abitanti delle città. La vita media probabilmente non arrivava ai 40 anni. Quindi vita miserevole, spesso drammatica per questi contadini che dovevano pagare il loro contributo in grano, cioè le loro tasse, in base al cosiddetto nilometro, cioè dei gradini che misuravano l'altezza dell'inondazione del Nilo. Se il livello era basso, voleva dire che quell'anno c'era meno limo fertilizzante e minore irrigazione, quindi il raccolto era meno buono. Se invece il livello era alto, il raccolto era buono e bisognava pagare più tasse. Se il livello poi era troppo alto, eccessivo, l'allagamento ritardava la semina e il raccolto era meno buono. Ma nelle campagne dell'antico Egitto e anche nelle città comparve un fenomeno nuovo all'epoca dei faraoni, cioè l'addomesticamento degli animali. Il bisogno costante di cibo, ma anche di forza lavoro, di traino, sviluppò questa tendenza molto più che altrove. Professor Mainardi, buonasera. Allora, buonasera. Quali animali entrarono nell'economia domestica dell'Egitto? Ma guardi, gli animali furono moltissimi perché gli egiziani furono degli straordinari addomesticatori, ma certamente il primo da citare, e del resto è già stato nominato, è il gatto. A proposito dei granai. Infatti, perché questi animali spontaneamente entrarono, i gatti selvatici, dove c'era questa grande quantità di roditori, e lì iniziò la loro socialità a evolversi in un certo modo. E i sacerdoti subito incominciarono a considerarli come animali sacri, dalla posizione dei gatti traevano degli auspici, i gatti penetrarono nelle case e diventarono animali domestici e sacri, così che se qualcuno ammazzava un gatto veniva condannato a morte. E poi quando i gatti morivano, e questo è interessante, venivano mummificati, qui vediamo appunto delle mummie, e accanto a ogni mummia di gatto si trovava anche la mummia di un topolino che serviva come viatico. Quindi un po' come i faraoni venivano trattati. C'era anche una dea, la dea Bastet, che è uno dei tanti dei egiziani con la faccia d'animale, in questo caso con la faccia di gatto. Quali altri animali vennero addomesticati o allevati? Ci furono esperimenti strani, per esempio noi abbiamo dei disegni, dei geroglifici in cui si vede la iena che viene ingrassata. Qui la vediamo un po' ingozzata, appunto, ingozzata come un'oca. Come si fa con le oche, poi un animale difficile. Un animale importante è stato il cane lupo meridionale, che ha dato luogo al cane dei faraoni, che poi da noi è diventato il cirneco dell'Etna, una delle nostre razze. Poi l'asino, importantissimo, perché proprio è stato addomesticato soltanto lì. E poi si vedevano già nelle raffigurazioni bassotti, mastini, quindi cani tante, già tante selezionati. Mutazioni anche nei bovini, bovini senza corna o a macchie. Poi ci sono stati i colombi viaggiatori, ci sono insomma moltissime, le api, il falco pellegrino. Certi sono diventati domestici, no, però c'era un mondo zoologico veramente molto ampio in questo popolo straordinario. Abbiamo visto, grazie professor Mainardi, l'imbalsamazione dei gatti poco fa. Nell'antico Egitto, lo sappiamo, era importante essere imbalsamati per portare il corpo nell'aldilà. Ma come avveniva questo processo, che tra l'altro era costoso e anche lungo e richiedeva lavoro di specialisti? Vediamo questa scheda.
Nell'imbalsamazione più accurata, l'intervento cominciava con l'estrazione del cervello dalle narici con un lungo ferro ricurvo. Al suo posto veniva iniettata della resina. Gli imbalsamatori praticavano poi una lunga incisione nell'addome, da cui estraevano i visceri, tranne il cuore e i reni. Stomaco, fegato, polmoni e intestino venivano lavati, trattati a parte con aromi vari e inseriti nei quattro vasi canopi. Dopo questa prima fase, il corpo veniva ricoperto da un composto a base di sodio, il natron. Ci restava circa 40 giorni. E in questo periodo il cadavere si disidratava, la migliore preparazione per un viaggio verso l'eternità. La mancanza di acqua, infatti, impediva ai batteri della decomposizione di entrare in attività. Alla fine di questa operazione, nelle cavità toracica e addominale, venivano inseriti paglia, segatura e tamponi di stoffa imbevuti di resina e altri composti balsamici. Il corpo veniva poi frizionato per rendere la pelle morbida e profumata. Tutto si concludeva con il bendaggio finale. Adesso il corpo era pronto per essere restituito ai parenti per il funerale e la sepoltura. Le mummie egiziane non sono le uniche che ci sono giunte dal mondo dell'antichità, e forse neppure quelle meglio preservate, anche se sono sicuramente le più antiche. In Danimarca, in questi terreni, le torbiere, l'azione di un piccolo vegetale, simile a un muschio, ha creato nel sottosuolo un ambiente molto acido, dove cioè i batteri della decomposizione non possono vivere. I cadaveri sepolti oltre 2000 anni fa in queste torbiere si sono conservati in modo straordinario. Ecco un uomo di circa 40 anni, forse ucciso in un'impiccagione rituale. Si possono vedere persino i peli della barba. E si è conservato anche il cappio stretto intorno al collo. La smorfia di dolore sul volto di quest'altra vittima, sgozzata durante un rituale, è ancora evidente, congelata come in un'istantanea. Sulle Ande, nei climi secchi e freddi delle alte quote, la mummificazione naturale ci ha lasciato i resti di uomini e donne che vissero in questa regione circa 1000 anni fa. Per il grande signore degli Inca, la mummificazione probabilmente non veniva lasciata al caso, all'azione delle condizioni climatiche, ma all'opera di imbalsamatori le cui tecniche non sono note come quelle degli antichi egiziani. Sulle Alpi italiane, al confine con la Svizzera, la battuta di caccia di un europeo di quasi 6000 anni fa finì male. Il cacciatore ci rimise la pelle. Ma a causa di una tempesta di neve che ricoprì il cadavere, avvenne una mummificazione naturale. È stato chiamato l'uomo di Similaun e venne ritrovato casualmente pochi anni fa. Non soltanto i faraoni venivano mummificati, ma a partire da una certa epoca anche normali cittadini, se avevano abbastanza soldi per farlo. La conservazione del corpo dava infatti al defunto una maggiore garanzia per il viaggio nell'aldilà, ma questo richiedeva appunto parecchi quattrini. Che cosa vuoi qui alla casa dei morti? Ho portato i corpi di un uomo e di una donna perché la vostra arte li preservi e godano così della vita eterna. Se come tu dici la nostra è un'arte, in che misura intendi ripagarla? Non ho niente. Niente? Butta queste carogne nel fiume! Aspetta, voglio lavorare qui, per pagare l'imbalsamazione, per tutto il tempo che vorrete. Lavorare qui? Solo i criminali fuggiaschi e i maledetti dagli dèi cercano lavoro alla casa dei morti. Non c'è uomo qui che non sia migliore di me. Mettilo a lavorare! I primi archeologi furono molto colpiti dall'esistenza di questi corpi mummificati che riapparivano dopo millenni dai loro sarcofagi. Ma nella prima fase delle scoperte non c'erano ancora delle tecniche per esaminarli a fondo, così come è possibile invece fare oggi. Quindi molte mummie non appartenenti a famiglie reali non vennero conservate e restaurate adeguatamente. Oggi tutto può essere invece recuperato e valorizzato. Le tecniche di restauro consentono oggi di studiare e di trarre nuove e preziose informazioni da tutto ciò che componeva l'arredo funerario, gli oggetti, lo stesso sarcofago e naturalmente la mummia. Nei pressi di Torino, a Ramengo, tra le colline dell'Astigiano, esiste un grande laboratorio che restaura, tra le altre cose, sarcofagi e mummie appartenenti al Museo Egizio di Torino. I nostri inviati sono andati a vedere cosa si scopre attraverso questi restauri. Vediamo.
Siamo ad Aramengo e qui si trova un laboratorio di restauro molto particolare al quale si rivolgono numerose sovrintendenze e musei non solo italiani ma anche esteri. È il laboratorio dei Nicola che con una tradizione familiare riescono a salvare opere antiche di secoli e secoli. È un ambiente davvero straordinario quello in cui ci troviamo ora. Vedete, ci sono opere d'arte di tutti i tipi, ci sono sculture, quadri del Rinascimento, affreschi e anche icone. E tutte queste opere hanno bisogno di un delicato lavoro di restauro. Ma non ci sono solo quadri e sculture, qui infatti si restaurano anche sarcofagi e mummie egizie. Lo si potrebbe considerare quasi un ospedale per opere d'arte e quindi anche per mummie e sarcofagi come questo. E la prima cosa da fare, come in un pronto soccorso, quando arriva un paziente, è quello di stabilire il suo stato di salute esattamente, quindi di fare un'analisi preliminare. Il coperchio del sarcofago viene sottoposto a un delicato esame con un videomicroscopio a fibre ottiche e attraverso il monitor si verifica lo stato del legno e dei pigmenti. Ecco, qui vedete chiaramente che il colore si sta staccando in piccolissime scaglie e quindi bisognerà riconsolidarlo con delle colle dei prodotti molto speciali. Questo colore infatti è antichissimo, più di 3.000 anni, e sarà un lavoro da chirurghi. Un altro tipo di analisi che si fanno alle mummie quando vengono in questi laboratori sono le radiografie. Esattamente come quando ci si rompe una gamba. Ecco, in questo momento la restauratrice sta per fare alcune radiografie a questa mummia che viene dal Museo Archeologico di Genova Pegli. In passato, bisogna dire, c'erano altri sistemi, a volte si sbendavano le mummie, non solo per vedere il loro stato interno, ma anche per cercare degli amuleti. Erano sicuramente dei sistemi distruttivi. Con le radiografie, invece, si ottiene una valanga di informazioni sullo stato interno della mummia, senza neppure sfiorarla, e questo nel giro di pochissimi minuti. E qui c'è un'altra mummia, questa proviene dal Museo Egizio di Torino, con le sue radiografie. Vedete, effettivamente si può vedere lo stato reale del corpo all'interno, senza dover aprire la mummia. Si vede se le ossa sono rotte, se sono in buono stato, si conosce il sesso dell'individuo, la sua età, si vedono persino i fasci muscolari. E con noi ci sono i Nicola, padre e figlio, che sono stati gli autori di questa ricomposizione. In effetti la mummia è arrivata in un stato pessimo, era stata schiacciata da secoli di storia. Certo, dopo una ricomposizione della mummia ci siamo occupati essenzialmente della maschera, che era in pessime condizioni. Infatti appariva completamente deformata dallo schiacciamento e abbiamo dovuto prima risupportare i lembi di tela, poi abbiamo fatto una prima fissatura dei colori e alla fine si è riusciti a ricomporre la forma della maschera. Ci sono voluti anni per restaurare questa mummia e ora è giunto il momento di rimetterla nel suo sarcofago. Ecco, è una manovra molto delicata. Ci siamo. Ora la mummia è pronta per affrontare i prossimi secoli di storia. C'è una cosa curiosa a proposito di imbalsamazione. Nell'antico Egitto, fino a epoca tarda, si buttava via il cervello. Si conservavano nei vasi canopi le viscere, il fegato, il cuore naturalmente, anche se però in un certo periodo veniva lasciato addirittura dentro il petto. Ma il cervello veniva estratto con degli uncini attraverso il naso e gettato via. Come mai, professor Strata? Evidentemente non ne avevano capito l'importanza. Gli egizi avevano attribuito al cuore e ai visceri quelle funzioni che oggi noi invece attribuiamo al cervello. E perché? Perché sentendo battere il cuore, sentendo spasmi intestinali, nel momento in cui si provano delle emozioni, che sono espressioni dell'attività della nostra mente, hanno pensato che lì dentro ci fosse il motore principale per queste attività cerebrali. Ecco, ma senta, i medici non si erano accorti di qualcosa, ne sapevano un po' di più? Sì, avevano fatto una scoperta fondamentale, avevano capito, analizzando soprattutto due casi con lesioni del cranio e del cervello, che vi era una relazione tra il cervello e i muscoli.
quindi avevano ipotizzato che vi fosse un collegamento, perché dopo lesione del cervello si aveva una specie di paralisi. E questa paralisi addirittura veniva riferita a un lato piuttosto che l'altro del corpo a seconda della serie della lesione. Quindi bisogna aspettare molto tempo prima che si capisca esattamente qual è la funzione del cervello. E il primo che ha detto chiaramente che il cervello era la sede delle nostre attività mentali è stato Alcmeone di Crotone. Quando? Nel V secolo avanti Cristo. E questa idea poi è stata ripresa da Ippocrate ed è stata un po' codificata. Ma Aristotele non ci credeva. Aristotele ha invece considerato il cervello una specie di radiatore che serviva a raffreddare la temperatura del sangue. Quindi, però a noi sembra un po' strano tutto questo, perché ci sembra così ovvio avere qui nel... Ma evidentemente non era così in passato. Senta, e quando è che finalmente poi si scopre la vera funzione del cervello? Le prove scientifiche le abbiamo soltanto negli ultimi 2-3 secoli. E soltanto in quest'ultimo periodo che abbiamo dimostrato tutte quelle meravigliose funzioni che ci fanno uomini. E di cui parleremo poi nelle prossime puntate. Nelle prossime puntate. Torniamo ai nostri egizi. Questa scarsa conoscenza del corpo umano, del cervello, ma anche delle cause delle malattie, era accompagnata da una grave carenza ovviamente nelle terapie e nelle cure. La medicina muoveva appena i suoi primi passi e poco si poteva fare per curare veramente i malati. Vediamo cosa era la medicina all'epoca dei faraoni. Quella egizia è la più antica medicina conosciuta. La conosciamo attraverso 8 papiri di argomento medico e dall'esame di centinaia di mummie che spesso portano ancora i segni delle cure ricevute migliaia di anni fa. In realtà nell'antico Egitto convivevano 2 medicine, una sacra e una profana. La medicina sacra si occupava delle malattie le cui cause non erano visibili, cioè della maggior parte delle malattie. La prima preoccupazione dei medici sacerdoti era capire se la malattia era dovuta al volere di una divinità, al capriccio di uno spirito maligno, al malocchio di un nemico o alla persecuzione di un morto. Seguiva l'invocazione dell'intervento guaritore divino, insieme a scongiuri, minacce, ingiunzioni e divieti. Tra le tecniche impiegate c'era già l'imposizione delle mani. Più che terapie, le loro erano forse delle psicoterapie. Ferite, traumi, fratture e lussazioni, le cui cause erano visibili, erano invece lavoro per i chirurghi. Si trattava di medici profani, dalle conoscenze ben più avanzate e razionali, che già usavano bende, tamponi e fili di sutura, oltre a diversi strumenti. Conosciamo casi di amputazioni di arti ben riuscite. Sono stati trovati anche crani che erano stati trapanati, appartenuti a persone che sopravvissero anche a lungo all'operazione. Non sappiamo tuttavia se questo tipo di intervento avesse un vero fine terapeutico, come l'eliminazione di un ematoma, oppure magico. Ma i medici egizi erano famosi nel mondo antico soprattutto per le loro pozioni. Un papiro ne cita circa 700. Si trattava per lo più di rimedi di fantasia. Per il tracoma si applicava sugli occhi una pomata fatta di incenso, sangue di lucertola e sangue di pipistrello. Contro la calvizie, vertebra di cornacchia e zoccolo bruciato di somaro sciolti in grasso di serpente. Le 2 categorie di medici, quella sacra e quella profana, non erano comunque del tutto separate, perché dai livelli più bassi della casta sacerdotale si poteva scegliere di diventare dei chirurghi. E spesso la magia aiutava la chirurgia e viceversa. Per tutti l'esercizio della professione era regolamentato ed esistevano veri e propri trattati di medicina. Ma si trattava di una medicina forse più di maghi che di medici. Ecco, quella che vedete qui è la ricostruzione di un gioco che si praticava nell'antico Egitto, che è un misto tra la dama e il gioco dell'oca, lei è molto più brava di me, e che consisteva nell'arrivare fino al fondo della scacchiera e occupare quelle posizioni con questi strani segni. Allora, professoressa Bresciani, ordinaria di egittologia all'Università di Pisa. Si giocava nell'antico Egitto questo gioco e molti altri. Questo era diffuso? Molto diffuso, molto praticato. Anche il faraone lo giocava. Il faraone lo giocava, giocava con la sua regina. Poi si giocava in casa. Poi si giocava in casa. Meglio di noi, perché noi non conosciamo bene no, le regole. No, non conosciamo le regole. Ci sono arrivate le tavole, ci sono arrivate le pedine.
sappiamo come erano fatte, sono raffigurazioni, ma realmente... Però, di vedere regole, bisognerebbe che regole, qualche egizio tornasse come... a insegnarci. Non c'erano... so se valesse la pena. Senta, c'erano anche altri giochi da tavolo. Certo, il gioco del serpente, il gioco del mechen, molto, anche quello tipo molto simile al gioco dell'oca sicuramente, di cui abbiamo degli esemplari dei musei molto belli. E poi c'erano giocattoli anche per bambini naturalmente, che sono stati ritrovati. Chiaro, che i bambini giocavano allora come giocano adesso, e giocavano con delle palle fatte di fibre di papiro, giocavano con giocattoli di legno, carrettini tirati da bestiole, coccodrilli snodabili che aprivano e chiudevano la bocca. Lei diceva giocavano con le palle, c'era un gioco del pallone, della pallonata? Noi abbiamo delle palle che ci sono arrivate e poi abbiamo delle scene in cui si vedono ragazzine che si tirano la palla fra loro. Ma non c'era il campionato di calcio? Per ora non è stato ancora scoperto. Senta, professoressa, per quanto riguarda proprio un po' il temperamento di questo popolo, non era in fondo così funereo e tombale come noi lo vediamo attraverso quello che è rimasto? Assolutamente no, anzi era un popolo gioioso, desideroso di vivere, bene, si apprezzava la vita, il mangiare, il bere, divertirsi. Poi le poesie d'amore mostrano un grande slancio passionale anche nell'amore. Anche la condizione femminile, tutto sommato, era diversa da quella che ci può apparire oggi. Certamente, non era una condizione di reclusa, anzi le donne egiziane, lo sappiamo da tanti documenti, erano anzi libere, non avevano bisogno di un kouros, di un tutore, vendevano, compravano, ereditavano, facevano loro stesso testamento. Noi abbiamo proprio in proposito una scheda sulla condizione femminile, ne esce un ritratto tutto sommato inaspettato e sorprendente. Vediamolo. La donna egiziana era libera giuridicamente, socialmente e sessualmente, tanto che quando i greci visitarono l'Egitto rimasero scandalizzati da tanta libertà. Nella vita di tutti i giorni godeva degli stessi diritti dell'uomo. Nel matrimonio le veniva riconosciuta autorità nel ménage domestico e nell'educazione dei figli. Anche dopo il matrimonio poteva disporre liberamente dei suoi beni, che rimanevano separati da quelli del marito. Il matrimonio non comportava nessuna cerimonia di tipo civile o religioso, ma per sancire i diritti della madre e dei figli veniva stilato il giorno stesso o successivamente il contratto matrimoniale. La stabilità dell'unione dipendeva dall'attaccamento alla famiglia, in genere molto sentito, ma anche dal fatto che una separazione voluta solo dal marito, senza nessuna colpa da parte della moglie, gli comportava pesanti obblighi finanziari. Di fronte alla legge, uomo e donna erano uguali, ma nell'adulterio la donna poteva essere ripudiata, mentre l'uomo no. I matrimoni avvenivano di solito tra membri della stessa classe sociale e frequentemente anche del medesimo nucleo familiare. Dalle liriche che ci sono pervenute, scritte sia dagli uomini che dalle donne, si percepisce una certa libertà di espressione da parte delle donne anche negli affari d'amore. Ho trovato il mio amato nel suo letto e il mio cuore è molto felice. Egli ha fatto di me la prima delle fanciulle. La casa era il vero regno della donna, ma quando necessario aiutava il marito nei campi o lavorava negli atelier degli alti dignitari o nei templi come tessitrice o lavandaia. Le donne intraprendevano inoltre la professione di cantanti, musiciste, danzatrici, estetiste o levatrici. Nell'Egitto faraonico nessuno dei due sessi predominò sull'altro, anzi si sa che parecchie regine regnarono con la piena autorità di un dio vivente. Forse l'esempio più noto è quello di Hatshepsut, che inizialmente esercitò la reggenza per il giovane Tutmosi III, ma dopo 2 anni si impadronì del potere e regnò da sola per 20 anni. Come scrisse Champollion, il padre dell'egittologia, si può valutare il grado di civiltà dei popoli dalla condizione più o meno sopportabile della donna all'interno dell'organizzazione sociale. Tutte queste informazioni provengono dalla grande quantità di papiri lasciati dagli scriba e da altri.
Il Museo Egizio di Torino è uno dei luoghi in cui si trovano i più importanti papiri, una grande ricchezza che viene continuamente consultata dagli egittologi di tutto il mondo. Questa sera abbiamo in linea da Torino la sovrintendente del Museo Egizio, la dottoressa Anna Maria Donadoni. Buonasera e grazie per essere venuta al nostro appuntamento per parlarci appunto di papiri. In realtà il Museo Egizio, che è stato il primo grande museo in Europa dopo le campagne napoleoniche, ha tra le sue grandi ricchezze anche una straordinaria serie di papiri che riguardano tutto l'arco della storia della cultura egiziana. Attraverso tutta questa serie di papiri noi siamo in grado di ricostruire, sia pure in parte, la storia egiziana, non soltanto nei suoi grandi avvenimenti, ma anche negli avvenimenti minori, che sono proprio quelli che ci danno il senso della quotidianità di una cultura. Ecco, lei ha appunto scelto cortesemente per noi il contenuto di tre papiri particolarmente curiosi o interessanti e che ci fanno sentire vicini questi antichi egizi. Il primo è un canto d'amore. È un papiro in cui tre alberi, il melograno, il fico e il sicomoro, parlano degli incontri amorosi che avvengono sotto le loro fronde. Il piccolo sicomoro che essa ha piantato di sua mano muove la bocca per parlare. Egli dà una lettera in mano alla fanciulla, la figlia del capo giardiniero. Egli fa che essa si affretti all'amato. Vieni, passa un momento con la compagnia. Passeggia sotto di me la sorella nel suo vagare, ma io sto zitto e non tradisco una parola di quello che vedo. E il secondo papiro? Il secondo papiro invece è molto diverso da questo e tratta un argomento completamente diverso. È una denuncia fatta contro un sacerdote del tempio di Cnuma dell'Elefantina. E questo sacerdote si era macchiato di una infinità di delitti, cominciando dalla seduzione di varie signore. Una di queste, per avere protestato, si era anche vista bruciare la casa ed essa stessa e la figlia erano state accecate. Questo personaggio aveva poi derubato il tempio di un'infinità di sacchi di granaglie, aveva rubato persino una vacca sacra con i suoi 5 vitellini e aveva rubato anche degli oggetti che appartenivano al tempio, tipo amuleti o vesti o tuniche che facevano parte degli strumenti di culto. E quindi c'erano già allora personaggi poco raccomandabili. Il terzo papiro? Il terzo papiro invece è un papiro che riporta come argomento principale una serie di scioperi attuati dagli operai che vivevano ad Ere Medina e lavoravano nelle tombe regali nella Valle dei Re, i quali lamentandosi di non avere ricevuto, e da molto tempo, le loro razioni alimentari, entrano in sciopero e si rifugiano all'interno di templi nella vallata. Questi scioperi non sono noti soltanto dal nostro papiro, sono scioperi che si ripetono nei periodi della fine dell'età ramesside, quando evidentemente il potere regale non aveva più un supporto economico tale da potersi permettere di pagare le mercedi agli operai. È un argomento che naturalmente rende gli egiziani ancora più vicini a noi, se possibile. Grazie, dottoressa Donadoni. Attraverso documenti come questi, l'antico Egitto effettivamente ci appare più umano, meno solenne e monumentale. Era del resto proprio quello che ci eravamo proposti questa sera, cioè di esplorare non soltanto templi e tombe, ma cercare di entrare un po' nella vita quotidiana di questo popolo straordinario. Per concludere, c'è ancora una cosa che vorrei farvi vedere, una cosa abbastanza curiosa e che in un certo senso ci riguarda. Per introdurla vorrei mostrarvi delle immagini. Ecco, sono acquarelli realizzati da un pittore inglese, David Roberts, a metà dell'Ottocento. I monumenti, lo vedete, sono ancora a metà coperti di sabbia, tutto è ancora da scoprire e da scavare. Guardate per esempio come sono suggestive queste immagini di Abu Simbel, con il tempio dedicato a Ramesse II. Il Nilo a quel tempo lo sfiorava. Molte delle opere sono ancora sepolte.
Bene, tra l'Ottocento e il Novecento vengono realizzati moltissimi scavi e molti pezzi importanti vengono portati in Europa riempiendo musei e collezioni private. All'origine di questa avventura, ed è questo che volevo dire, c'è un personaggio bizzarro, un italiano di Padova, un gigante dalla vita molto movimentata, che all'inizio dell'Ottocento diventa uno dei protagonisti della scoperta e soprattutto del trasporto di grandi opere verso l'Europa. Si chiamava Giovan Battista Belzoni. La sua storia è poco nota. Eccola brevemente riassunta. Mi sentivo solo in mezzo a ciò che c'è di più sacro al mondo. Ero perduto nella contemplazione di così tanti oggetti che per un po' di tempo non seppi più se mi trovavo sulla Terra o su qualche altro pianeta. I diversi oggetti che avevo raccolto lungo il Nilo sarebbero stati l'infallibile testimonianza delle mie fatiche. Sono le parole di Giovanni Belzoni, il primo grande archeologo italiano che compì tre importanti viaggi lungo la valle del Nilo tra il 1816 e il 1819. Belzoni è stato visto dagli studiosi come un semplice saccheggiatore del passato egizio. Egli stesso non nascose mai che il principale scopo dei suoi viaggi era la raccolta di opere d'arte da portare in Europa, dove sono oggi ospitate nei musei e nelle collezioni private. Ma a Belzoni si può perdonare quasi ogni malefatta per lo spirito romantico con cui affrontò le sue imprese. Non solo fu uno dei primi europei ad innamorarsi dell'Egitto, ma le sue scoperte furono tra i primi passi dell'egittologia. Giovanni Belzoni era nato a Padova nel 1778, figlio di un barbiere. La natura lo aveva dotato di un fisico straordinariamente forte. Fuggendo all'invasione di Napoleone in Italia, arrivò in Inghilterra. Qui sposò una donna inglese, Sara, con la quale condivise tutte le sue imprese. Belzoni fu uno dei numerosi europei attratti dalle possibilità che l'Egitto sembrava offrire. Nel 1815 giunse al Cairo, dove dopo un fallimentare tentativo di piazzare un suo brevetto per tirare su l'acqua dai pozzi, entrò in contatto con due persone che gli avrebbero cambiato la vita. Henry Salt, il console britannico, incaricato di acquistare antichità per conto del British Museum, e Jean-Louis Burckhardt, il grande esploratore svizzero. Da loro fu incaricato di recuperare una grande scultura. Era la testa di Ramesse II. La scultura si trovava tra le rovine del Ramesseum e oggi si trova al British Museum. Dopo questo successo decise di dirigersi verso i templi di Abu Simbel e pochi mesi dopo arrivò nella Valle dei Re. Qui trovò un sarcofago di alabastro finissimo che oggi fa parte della collezione di Sir John Soane. Era il sarcofago del faraone Seti I, padre di Ramesse II. Belzoni era così orgoglioso della scoperta che incise il suo nome sul bordo. Avvilito per il mancato riconoscimento da parte di Henry Salt e per le continue ostilità dei francesi, gelosi del suo successo, tornò al Cairo, dove il 2 marzo 1818 scoprì l'ingresso alla piramide di Khefren. Quando la notizia si diffuse, divenne rapidamente una celebrità e in Inghilterra venne addirittura coniata una moneta in suo onore. Nel novembre del 1818 partì per il suo ultimo viaggio per recuperare su commissione di un gentiluomo inglese un obelisco dell'isola di File, obelisco che ancora oggi si trova nel giardino della villa della famiglia Banks, nel Dorset. Rientrato a Londra, si dedicò alla divulgazione delle sue imprese, scrivendo un libro e organizzando una mostra. Londra venne presa dalla mania per l'Egitto, brillantemente orchestrata dal grande uomo di spettacolo. Ma l'interesse non durò a lungo e Belzoni dovette cercare un modo per ottenere una gloria più duratura. Decise di andare alla ricerca delle sorgenti del Niger, ma morì durante il viaggio prima di raggiungerle nel 1823, all'età di 45 anni. Nel dolore, la moglie Sara commissionò un'incisione a memoria del marito che era riuscito a creare qualcosa mai successa prima, un genuino e generale interesse per le ricchezze del passato. Siamo così giunti alla conclusione di questo viaggio nell'antico Egitto.
dietro le pietre, gli affreschi o i papiri si nascondono ancora molte cose che gli egittologi continuano pazientemente a decifrare. Molte altre rimangono probabilmente da scoprire. E chissà, avremo occasione forse in futuro di continuare questa esplorazione. Per questa sera finiamo qui, vi ringraziamo di averci seguiti in questa serata molto speciale. Ecco il sommario della prossima puntata. Buonasera. Leoni, tigri, leopardi, un ritratto intimo di questi superbi predatori. Vita della banconota, come nascono e come muoiono i soldi che utilizziamo ogni giorno. Cos'è il Niño e perché si parla tanto male di lui? 600 litri di latte in una forma sola, tutti i segreti del grana e del parmigiano. Malattie genetiche, fatalità o ignoranza? Cosa si può fare? Che cosa c'è in una comune pila zinco-carbone? Come fa a produrre tante ore di energia? Quali sono i punti più sensibili del nostro corpo? Ce lo rivela la carta geografica del cervello. I riti della maturità sessuale. Uomo e donna si nasce o si diventa?